la nascita di una nuova realtà è sempre ben accetta, soprattutto da una struttura, da un ente come la Federazione. Oltretutto anche in riferimento alla sede che ci ospita stasera, prestigiosissima, ovviamente ci rianima anche nello spirito e quindi parte sotto i migliori auspici questa realtà, con la benedizione anche di chi è lì su, in maniera tale da poter illuminare gli addetti ai lavori, la famiglia Zippo, il direttore Vitale e tutti quelli che collaboreranno a far sì che appunto questa realtà sportiva possa raggiungere i migliori traguardi. Mister, oggi è un giorno importante per l'Albanova, questa nuova Albanova Calcio. Si presenta un nuovo logo, si presenta tutto quello che sarà il progetto. In realtà con il mister si parla sempre del desiderio, di quali tipi di calciatori possano arrivare sulla piazza, ma obiettivamente la sua ambizione quale sarà? Di far star bene l'ambiente, di cercare di dare un'umiltà incredibile a tutto l'ambiente, di cercare di fare il meglio e di sudare come sempre la maglia. Credo che sia d'obbligo far star bene il popolo che ha fame di calcio. Questo è un paese che ha fame di calcio, è stata proprio la decisione di venire qua. E quindi cercheremo di fare il massimo ed è giusto che siano esigenti perché sennò non sarebbe bello questo sport che è fantastico, è il nostro sport nazionale poi. Ci adatteremo un po' agli under, nel calcio di promozione sono importantissimi gli under, vedremo un po' quello che ci arriva, in base a loro adatteremo la miglior soluzione possibile per far sì di fare un campionato, un buon campionato. Si può dire che al di là del modulo e della tattica bisogna portare il risultato a casa. Assolutamente, guarda, giocare male ma vincere, quella è la cosa migliore del mondo, pure perché quando si vince ci sono i sorrisi, tutto passa sopra, passa in secondo piano e le vittorie aiutano a vincere. Innanzitutto siamo contentissimi di questa giornata, è una giornata veramente importante perché comincia una nuova vita dell'Albanova Calcio. Il presidente Zippo ha cercato di riunire il meglio delle professionalità che ci sono sul territorio e sono onorato che mi ha affidato la guida e la direzione di questa società. Io naturalmente raccolgo la sfida e sono proiettato per far sì che i risultati da raggiungere siano compatibili naturalmente con quelle che sono le forze a 360 gradi di una società sportiva. Quindi ho strutturato la società secondo una divisione di aree, abbiamo quindi un'area tecnico-sportiva, un'area medica, un'area di media marketing, l'area dell'amministrazione segreteria, a capo della quale ci sono dei responsabili. E il nostro è sempre un lavoro di squadra, proiettato a far sì che ognuno possa destinare le proprie energie e quindi riuscire a ottenere uno dei risultati migliori nel loro ambito. Però oggi c'è un ospite di eccezione, anzi due, che vengono da Frosinone. Nel particolare c'è una figura come la sua, il direttore generale. Insomma, si sarà confrontato o si confronterà con lui per riuscire a rubare, tra virgolette, un po' del mestiere? Assolutamente, per me è un onore conoscere il direttore Salvini e anche il dottor Verdone. Sicuramente ci sarà un motivo di no, confronto assolutamente no, ma potrò colloquiare con lui e quindi magari confrontarmi su quelle che sono delle difficoltà che poi di fatto sono le stesse, sebbene in proporzione completamente diverse tra quella che è una realtà professionistica rispetto a quella che è la nostra, che è una realtà ancora dilettantistica. C'è la novità e quindi perché non chiamare una donna? Io sono molto felice di partecipare a tutto quello che poi sarà da adesso in poi. Si prospetta un anno bello caldo, insomma il calcio non manca mai, la passione, tanti tifosi dell'Albanova, insomma ci si aspetta qualche novità in particolare? Tu ti occuperai in particolare dei social, della comunicazione, hai già in mente qualche idea? Soprattutto tanti colori e tante persone perché credo che la società vada invogliata anche per questo, cioè per le novità, quindi in qualsiasi modo noi testimoniamo quello che sta crescendo e sicuramente sarà un buon futuro per questo paese. Si può dire che un occhio femminile è sicuramente più sensibile a quello che accade e con una prospettiva diversa. Sì, ovviamente si dice, no? È la donna che mette al mondo sia gli uomini che le donne, quindi siamo qui anche per questo. Facciamo rinascere qualcosa.